il teatro La Scala la sera della prima. E beh, sul podio c'è il maestro Riccardo Sciai, che è il direttore musicale di questo teatro, e sulla scena un'opera giovanile di Giuseppe Verdi, Attila. Beh, Attila l'abbiamo studiato a scuola, e forse il re barbaro più famoso. Lui visse intorno al 400, infatti è morto nel 453, ma Giuseppe Verdi si rifece ad un dramma su Attila scritto da Werner intorno al 1809. Infatti la prima di questa Attila di Giuseppe Verdi avvenne al Teatro Fenice di Venezia nel 1846. Il regista di questo riadattamento al Teatro alla Scala è Davide Livermore, un famoso regista, e lui ha fatto un altro riadattamento, perché lui non fissa il tempo e quindi lo fa molto più vicino a noi, intorno al 1940. E sì, perché tra gli orrori di una terra di occupazione, in fin dei conti, come dice Davide Livermore, quando ci sono appunto due parti, una contro l'altra armata, c'è sempre un grande orrore, ed è questo che lui ha voluto rappresentare, infatti anche nei costumi, che sono costumi intorno agli anni 40, costumi firmati da Gianluca Falaschi. Un cast d'eccezione per la prima di Attila al Teatro alla Scala. Beh, Attila interpretato dal basso russo Ildar Abdrazakov, che ha fatto già tre prime alla Scala ed è veramente un habitué di questo grande teatro. Invece la sua prima alla Scala è del soprano, è una voce fantastica, quella di Sayoa Hernandez, che fa la parte di Odabella. E poi c'è un tenore italiano, Fabio Sartori, che fa la parte di Foresto, e poi c'è un baritono romeno, George Petian, che fa la parte del generale romano Ezio. Attila, certo, forse il più famoso dei condottieri dei re barbari, quello che i cristiani definivano il flagello di Dio. E parliamo proprio della sua sete espansionistica verso l'impero romano, la sua discesa verso l'Italia, l'assedio ad Aquileia, dove muore il signore di Aquileia e c'è la figlia Odabella, di cui si innamora Attila, ma che invece alla fine vendicherà il padre e ucciderà Attila, perché gli altri atti si svolgono a Roma, nell'assedio di Roma. Ecco, questa è un po' la storia di Attila.